Salve ragazzi, un saluto a tutti da parte dell'intero staff di Vaghitaly. Oggi in questa giornata un po' bruttina e la macchina purtroppo è anche sporca, vi presentiamo, ma non ha tanto bisogno di presentazioni, Golf 8 Club Sport. Macchina fantastica, 300 cavalli, lo sapete tutti, è inutile che vi dico tutte le caratteristiche di questo bellissimo ferro. Cerchi da 19, modello Adelaide, in nero lucido e diamantato, naturalmente pinze freno maggiorate di colore rosso, l'alettone della bellissima Club Sport, scarico che fa un gran rumore, molto molto bello, le luci sono accese ma lo sfarfallio, ragazzi, è soltanto effetto della ripresa. Ho lasciato anche il motore acceso perché andiamo a vedere subito le attivazioni fatte. Quindi motore acceso, la macchina la possiamo chiudere, possiamo andare a prendere il giornale, un caffè, la lasciamo climatizzata d'inverno o d'estate, ritorniamo, la apriamo e partiamo con la macchina climatizzata. Avete anche sentito il beep di conferma acustica in chiusura perché questo mezzo ha l'antifurto di serie e il beep è molto discreto e ci sta molto bene a conferma della chiusura centralizzata. Macchina che ha molti option, come vedete il keyless e anche il tetto panoramico. Andiamo a vedere proprio che cosa abbiamo fatto sul keyless. Abbiamo spento l'auto, gli specchi sono aperti, andiamo a chiudere, abbiamo scelto, togliendo il flag all'interno del menu, di lasciarli aperti, ma se vogliamo chiuderli manualmente andiamo a tenere premuto il tasto di chiusura e gli specchi si ripiegano. Questa è un'attivazione che serve per salvaguardare la vita delle unità di ripiegamento degli specchi, che a lungo andare si possono rovinare. In questo modo scegliamo noi quando chiudere gli specchi. Altra attivazione, andiamo ad aprire. Come avete sentito, con l'avvicinamento la macchina si è aperta perché questa macchina ha full keyless, e andando a mettere la mano in questa situazione gli specchi, i vetri andranno ad aprirsi. Un'altra attivazione molto comoda d'estate, così lasciamo che la macchina si sfiammi di tutto il calore e poi possiamo entrare tranquillamente con la macchina che si è un pochettino raffreddata. Vi faccio anche una panoramica dell'interno perché raramente si trova una Club 8 con dei sedili così belli, naturalmente a guscio come sono tutti i sedili, ma questa tappezzeria in pelle mista, quindi di colore grigio chiaro, grigio scuro, cuciture a contrasto rosse, le ritroviamo naturalmente anche sul volante e su tutta la pannelleria. Adesso andiamo all'interno. Eccoci dentro, andiamo ad accendere questo fantastico motore. Allora ragazzi, siamo qui dentro. Una delle prime attivazioni che vi facciamo vedere è questa. Andiamo a mettere la retromarcia, abbiamo il beep che ci conferma di aver messo la retromarcia e la R l'abbiamo fatta di colore giallo, così come è nella Golf R. Questa è un'altra bellissima chicca. Adesso andiamo a vedere tutte le grafiche. Naturalmente questa grafica era già di serie, noi siamo andati ad attivare altre grafiche. Questa è quella della Golf R, stile Lambo, tanto per intenderci, con lo sviluppo in questo senso di tutti i manometri, coppia, potenza, ma all'interno poi delle impostazioni possiamo andare a cambiare quello che vogliamo. Quindi altre attivazioni fatte, l'angolo di sterzata con cui abbiamo proprio i gradi di inclinazione della gomma, e poi andiamo a vedere le altre attivazioni sempre all'interno di questo quadrante destro, che vi ricordo il sinistro è lo stesso. Quindi andiamo a impostare
andiamo ad impostare altri valori, altra cosa effettuata, altra attivazione fatta, la quantità al rabocco. E poi questa macchina, essendo la Club Sport, alcune situazioni già erano attive, però quello che ci piace mettere è assolutamente coppia e potenza per un motore così sportivo. Naturalmente tutto questo che avete qui lo avete anche dalla parte sinistra. Poi andiamo a vedere un'altra view, quindi menu off-road a full screen, quindi anche in questo caso ci dà entrambe le gomme con entrambe l'angolo di inclinazione. Vi ricordo che questa macchina ha anche DCC, infatti l'abbiamo provata, e le sospensioni con il DCC sono effettivamente, per una macchina così sportiva, così bassa e con la spalla, diciamo, della gomma bassa, il DCC è quasi obbligatorio. Anche in questa situazione abbiamo aumentato il fondo scala, prima era 280 km/h. E poi andiamo a vedere un'altra view. In questa situazione abbiamo la mappa, allora, di default quest'auto aveva la mappa soltanto all'interno della radio, non aveva assolutamente la mappa qui, quindi non c'era neanche il discorso dell'alternanza della mappa, non aveva assolutamente la mappa. Abbiamo attivato questa situazione, mappa full screen, ma addirittura anche mappa in contemporanea. Altra cosa molto molto utile, qui la navigazione al centro risulta essere molto utile. Andiamo avanti, rimettendo le impostazioni, e andiamo a vedere quello che abbiamo attivato all'interno del menu del veicolo. Allora, per quanto riguarda le luci, abbiamo l'abbaglianti automatici, erano già attivi, abbiamo inserito il menu degli abbaglianti automatici, il menu delle luci diurne con il quale è possibile spegnere il doppio baffo dei fari anteriori. Abbaglianti automatici che ritroviamo qui all'interno del virtual cockpit con il discorso del reset degli abbaglianti automatici, perché quando noi andiamo a spegnere la macchina e la riaccendiamo, questi sono sempre in memoria per funzionare di sera in piena autonomia. Andiamo sempre avanti. Gli specchi, come vi ho fatto vedere prima, li abbiamo chiusi manualmente dal telecomando. In questa situazione si andranno a chiudere ad ogni chiusura e aprire ovviamente ad ogni apertura. In chiusura centralizzata, questa macchina, come vi abbiamo detto, ha full keyless, quindi anche il discorso dell'apertura all'avvicinamento, sbloccaggio porte quando ci si avvicina al veicolo, antifurto volumetrico e la conferma acustica in chiusura, il bip che vi ho fatto sentire precedentemente. Andando invece a vedere il discorso degli assistenti alla guida, altra attivazione che il proprietario del veicolo ci ha chiesto è la memorizzazione dell'ultimo stato del lane assist. Per una macchina così sportiva il lane assist è un pochettino fastidioso, se vogliamo divertirci con questa bella belvetta, quindi ad ogni riaccensione prima del nostro intervento il lane assist andava sempre in on. Come avete ben notato, ho acceso la macchina ma il lane assist era disattivo, quindi decidiamo noi se avere il sistema oppure no. Andando nella parte info telematica, altra attivazione effettuata, perché come sappiamo abbiamo un lettore video, questo è un MIB 3, Discovery Media MIB 3, il lettore video che naturalmente può essere visto soltanto a veicolo fermo. Andiamo a dare gas, andiamo a camminare e naturalmente la riproduzione avviene anche a veicolo in movimento. Mi raccomando, situazione da usare con molta parsimonia e da usare esclusivamente per i passeggeri a bordo, per ovvi motivi, non vi dico altro. Vi rifaccio vedere questo bellissimo virtual cockpit. Adesso scendiamo dal veicolo. Ultimissima panoramica di questa bellissima tappezzeria interna. Non vi ho fatto vedere neanche la parte elettrica dei sedili, il tettino. Vi faccio un'ultimissima panoramica, questa bellissima Golf 8 Club Sport,
tutto lo staff di Vaghidari vi saluta. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, date like, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video che usciranno, e un saluto a tutti da parte dell'intero staff di Vaghidari.